Tutti, rieccoci in trasmissione con trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Riprendiamo la trasmissione. Un attimo solo che metto a posto i nastri, perfetto. Prendiamo la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo con la seconda parte. Seconda parte che chiaramente arriverà un po' prima, viene un po' prima perché è la mancanza di Mario. La mancanza di Mario, beh, oggi mi ha un po' sorpreso, comunque mi organizzerò meglio quando tornerò fuori dalle ferie. E vabbè, dal momento che l'Assemblea degli Speaker ha dichiarato che quando manca Mario io lo sostituisco, io sostituirò Mario fino a che manca. Trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo, ricordo, io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesano 8 Marghera e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Malostica, Vicenza. O sono sempre tramite internet. E sempre tramite internet. Tramite internet ci potete trovare, ci potete leggere quello che scriviamo. E i materiali su internet possono essere ricopiati, possono essere stampati. Non c'è obbligo di soldi, vero? Non ci facciamo neanche da soldi. No, Ma niente. come mai non li mungiamo neanche a sta Le gente? carte di credito sono sui siti porno. Ah sì? Sì, è l'unico servizio a pagamento su internet. Al limite Meditate. potremmo mettere una rivista pornografica per i sacerdoti e con la carta di credito, che sicuramente con l'8 per 1000 recuperiamo qualcosa. Sarebbe un'idea, sai. Sì, sarebbe proprio. Oh, un attimo solo, Un sito scusate. proprio specializzato solo in pornografia clericale, riservato ai sacerdoti, alle monache e così via. Penso che sì, sarebbero contenti e penso che ben volentieri pagherebbero, visto l'anonimato che c'è su internet, visto la possibilità, sarebbe la cosa migliore per loro. Così almeno i loro desideri più repressi, più nascosti, più occulti potrebbero essere realizzati o potrebbero trovare un soddisfacimento puramente virtuale, per fortuna. Perché sappiamo che purtroppo non sempre si è contento del virtuale. Allora, beh, insomma, c'è sempre da divertirsi come al solito, eh? Come al solito c'è da divertirsi. Francesco, ta. Va bene, nella seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo parleremo invece del viaggio a Ixland. Il viaggio a Ixland è una storia che racconta Castaneda nel suo terzo libro, praticamente il terzo libro di Castaneda è il libro con cui Castaneda racconta alcune delle sue esperienze di magia, stregoneria e paganesimo. Bene, il viaggio a Ixland è il passaggio della percezione. L'episodio di viaggio a Ixtlan è il passaggio della percezione che esiste fra l'uomo che guarda normalmente il mondo e l'uomo. Scusate un attimo, sì? È l'uomo che guarda normalmente il mondo e l'uomo invece che guarda il mondo con gli occhi della stregoneria. Questo sistema di passaggio è un sistema importantissimo perché si vive normalmente, si vive educazionalmente, dopo succedono degli episodi per cui cambia la nostra visione del mondo. Bene, chiaramente non prendo telefonate perché il viaggio a X è una cosa da leggere un po' tutte insieme. Vediamo il primo, io vi leggerò prima di tutto una piccola introduzione e dopo il pezzo. Ogni volta che continuerò il racconto mi fermo per dare una piccola introduzione del pezzo seguente che vado a fare. E la prima parte del racconto del viaggio a Ixlan è l'agguato all'attenzione. Quando si vuole far comprendere qualche cosa ad un interlocutore, per esempio a voi, è necessario afferrare la sua attenzione spostandola sul bisogno di conoscere quanto stiamo dicendo. Cioè, quanto io dico, devo costringere voi, devo portarvi a voi a comprendere l'importanza di quanto sto dicendo. Coinvolgere l'ascoltatore, costringendolo ad ascoltare attivamente quanto si vuole dirgli. È l'arte dell'agguato in stregoneria. Cioè, in stregoneria ogni azione che fa
uno stregone e viene fatta attraverso l'agguato, cioè si prepara tutta una strategia che può essere verbale, comportamentale, fisica, strategica, eccetera, per ottenere il risultato. Può essere quanto si vuole dirgli è l'arte dell'agguato in stregoneria, che può essere teso in alcune condizioni. Oggi viene imitato rozzamente, per esempio, dai fabbricanti di pubblicità, anche la pubblicità fa una cosa del genere, vi crea delle condizioni per agguantare l'attenzione in modo di farvi vendere un prodotto. La stregoneria invece costruisce libertà, per cui l'importante è che l'individuo arrivi alla percezione della libertà. L'agguato dell'attenzione è esattamente il contrario di quanto faccio io, che spargo le informazioni affinché vengano recepite da chi ha potere personale sufficiente per cogliere. Cioè praticamente mentre lo stregone circonda la persona che vuole fargli comprendere la libertà, la circonda, la mette nelle condizioni psicologiche di comprenderla, io invece butto le informazioni per radio. Però non è soltanto così. Bene, Don Gennaro ritornò verso mezzogiorno e per suggerimento di Don Juan ce ne andammo tutti e tre in macchina alla catena di montagne dove ero stato il giorno prima. Facemmo a piedi lo stesso sentiero che avevo preso io, ma invece di fermarci sull'altopiano raggiungemmo la cima della bassa catena di montagne e poi incominciamo a scendere una valle pianeggiante. Ci fermammo a riposare su un'alta collina. Don Gennaro scelse il posto, mi misi a sedere automaticamente, come avevo sempre fatto in loro compagnia, con Don Juan a destra e Don Gennaro a sinistra, formando un triangolo. La boscaglia del deserto aveva acquistato una meravigliosa lucentezza umida, era diventata di un verde brillante dopo un breve acquazzone primaverile. Adesso Gennaro ti insegnerà qualcosa, mi disse tutto ad un tratto Don Juan. Ti racconterà la storia del suo primo incontro col suo alleato. Non è vero, Gennaro? Nella voce di Don Juan c'era un tono di esortazione. Don Gennaro mi guardò e contrasse le labbra fino a far prendere alla sua bocca la forma di un buco rotondo. Arrotolò la lingua contro il palato e aprì e chiuse spasmodicamente la bocca. Don Juan lo guardò e scoppiò a ridere rumorosamente. Io non sapevo cosa pensare. Che fa? Chiesi a Don Juan. È una gallina, rispose. Una gallina. Guardagli la bocca. È il culo della gallina e sta per fare l'uovo. Gli spasmi della bocca di Don Gennaro sembrarono aumentare. Negli occhi aveva uno sguardo strano, folle. La bocca gli si apriva come se gli spasmi dilatassero il buco rotondo. Emise un suono gracchiante con la gola, incrociò le braccia sul petto con le mani ripiegate in dentro e poi sputò senza cerimonie un po' di catarro. Porca miseria, non era un uovo, disse con un'espressione preoccupata sul volto. La posizione e l'espressione di Don Gennaro erano così ridicole che non potei fare a meno di ridere. Ora che Gennaro ha quasi fatto l'uovo, forse ti racconterà del suo primo incontro con l'alleato, insisté Don Juan. Forse, rispose Don Gennaro senza interesse. Lo supplicai di raccontare. E in questo momento Castaneda è pronto per il racconto. Cioè, ha alterato la sua attenzione, ha concentrato sull'attenzione su questi gesti buffi, ha concentrato l'attenzione sulla bocca ed è pronto. Vado avanti? Allora adesso passiamo allo scontro con l'alleato. Questo scontro si svolge su due piani, sul piano fisico e sul piano allegorico-metaforico. Su qualunque piano si svolga, le cose non cambiano, gli effetti sono uguali. Attenzione, noi possiamo leggere sia sull'uno sia sull'altro, eh? Ero giovane quando ho affrontato per la prima volta il mio alleato, disse alla fine. Ricordo che era presto nel pomeriggio, ero nei campi all'alba ero nei campi dall'alba e stavo tornando a casa. A un tratto l'alleato uscì e mi invitava a lottare con lui. Uscì da dietro un cespuglio e mi sbarrò la strada. Mi era stato ad aspettare e mi invitava a lottare con lui. Mi preparai a voltargli le spalle per andarmene, ma mi venne in mente che ero abbastanza forte per affrontarlo. Però avevo paura. Un brivido mi scorse per la spina dorsale e il collo mi diventò rigido come un pezzo di legno.
A proposito, questo è sempre il segno che sei pronto, voglio dire, quando ti si indurisce il collo. Si sbottonò la camicia e mi mostrò la schiena. Irrigidì i muscoli del collo, del dorso e delle braccia. Notai la sua superba muscolatura. Era come se il ricordo dell'incontro avesse risvegliato tutti i muscoli del suo torso. In una simile situazione, continuò, devi sempre chiudere la bocca. Si volse a Don Juan e disse, non è così? Sì, rispose calmo Don Juan. La scossa dello scontro con l'alleato è così forte che ci si potrebbe staccare la lingua con un morso o farsi saltare i denti. Il corpo deve essere diritto e ben saldo e i piedi devono afferrare il terreno. Don Gennaro si alzò in piedi e mi mostrò la posizione giusta. Il corpo leggermente flesso alle ginocchia e le mani penzoloni ai fianchi con le dita appena ripiegate. Sembrava rilassato e tuttavia ben saldo sul terreno. Rimasi in quella posizione per un istante e quando pensai che stesse per mettersi a sedere, guizzò improvvisamente in avanti con un salto stupendo, come se avesse avuto delle molle attaccate ai talloni. Il suo movimento fu così improvviso che ricaddi sulla schiena, ma mentre cadevo ebbi la chiara impressione che Don Gennaro avesse afferrato un uomo o qualcosa con la forma di un uomo. Allora, attenzione, sul piano fisico è la lotta degli sciamani per costruire l'alleanza con l'alleato. Dicono con lo scontro, camminiamo assieme, io ti faccio da guida nel mio mondo e tu nel mio, ma non creiamo dipendenze. Sul piano metaforico è lo scontro dell'individuo che si sottrae alla sottomissione e con gli occhi diversi guarda il mondo. Il risultato per il soggetto non cambia. Mi ritirai su a sedere. Don Gennaro, l'azione di Gennaro ha coinvolto l'attenzione di Castaneda, che mette a fuoco quanto la sua ragione era abituata ad annullare. La paura della ragione viene rilassata attraverso lo scherzo. Lo scherzo sta a significare, può essere dura, ma non per questo se ne fa un dramma, è una cosa normale. Dunque, continuiamo il racconto. Mi ritirai su a sedere. Don Gennaro conserva ancora una tremenda tensione in tutto il corpo. Poi rilassò bruscamente i muscoli e si mise seduto al suo posto. Carlos ha appena visto il tuo alleato, proprio ora, osservò Don Juan, in tono indifferente. Ma è ancora debole ed è caduto. Davvero? Mi chiese Don Gennaro con aria ingenua, dilatando le narici. Don Juan lo assicurò che l'avevo visto. Don Gennaro balzò ancora in avanti con una tale forza che io caddi sul fianco. Aveva eseguito il suo salto così rapidamente che non riuscivo davvero a capire come avesse fatto a balzare in piedi a quel modo, da seduto, per proiettarsi in avanti. Scoppiarono tutti e due a ridere, rumorosamente, e quindi Don Gennaro cambiò la sua risata in un ululato indistinguibile da quello di un coyote. Non pensare che per affrontare il tuo alleato dovrai balzare bene come Gennaro, mi disse Don Juan in tono di avvertimento. Gennaro salta così bene perché hai il suo alleato che lo aiuta. Tutto quello che devi fare è restare ben saldo sul terreno per sostenere l'urto. Devi stare in piedi proprio nella posizione in cui era Gennaro prima di saltare. Poi devi balzare in avanti e afferrare l'alleato. Prima deve baciare il suo medaglione, interloquì Don Gennaro. Don Juan, con finta severità, disse che non avevo medaglioni. E i suoi taccuini? Insisté Don Gennaro. Deve fare qualcosa dei suoi taccuini. Li deve posare da qualche parte prima di saltare, altrimenti potrebbe usarli per picchiare l'alleato. Accidenti! Esclamò Don Juan, in tono di sorpresa apparentemente genuino. Non ci avevo mai pensato. Scommetto che sarebbe la prima volta che un alleato è buttato a terra con un taccuino. Quando le risate di Don Juan e l'ululato da coyote di Don Gennaro si placarono, eravamo tutti di ottimo umore. Che è successo quando avete afferrato il vostro alleato, Don Gennaro? Chiesi. Riuscire ad avere l'alleato nella fisicità equivale ad essere riusciti a sottrarsi dalla sottomissione, nell'aspetto allegorico e metaforico. Cioè, io posso avere un alleato di energia oppure posso sottrarmi alla sottomissione. Le due cose cambiano il mio modo di vedere il mondo.
È stata una scossa molto forte, disse Don Gennaro, dopo un momento di esitazione. Sembra che avesse esitato per dare ordine ai suoi pensieri. Non avevo mai immaginato che sarebbe stata una cosa simile, proseguì. È stato qualcosa, 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 che non riesco a dire. Dopo che l'ho afferrato abbiamo incominciato a girare. L'alleato mi ha fatto roteare, ma io non l'ho lasciato andare. Abbiamo girato per l'aria, con una tale velocità e forza che non riuscivo più a vedere niente. Tutto era offuscato. Abbiamo continuato a girare ancora, ancora, ancora. A un tratto ho sentito che ero di nuovo coi piedi per terra. Mi sono guardato. L'alleato non mi aveva ucciso. Ero tutto di un pezzo, ero me stesso. Sottrarsi dall'orrore cristiano si è sempre se stessi. Allora ho saputo che ero riuscito finalmente. Avevo un alleato. Mi sono messo a saltare per la felicità. Che sensazione era quella. Dopo lo scontro, il mondo non è più lo stesso. Gli occhi afferrano fenomeni diversi, contorni diversi, metodi diversi. È diverso il mondo, sia che lo si veda con gli occhi dell'alleato o di qualunque specie della natura. Attenzione, dal punto di vista metaforico, sia quando lo stesso mondo viene percepito da chi si è sottratto alla sottomissione, gli inganni, le falsità, i giochi che prima fingevamo di non vedere e ai quali non davamo valore, ora diventano importanti. Piccole cose diventano gigantesche, cose alle quali si attribuiva un potere enorme si riducono a non aver nessun valore, e allora siamo aperti al richiamo del mondo. Questo è a livello allegorico. Andiamo dunque avanti. Poi ho guardato in giro per sapere dove ero. I dintorni mi erano sconosciuti. Pensai che l'alleato mi avesse trasportato per aria e lasciato cadere molto lontano da dove avevamo incominciato a girare. Mi orientai. Pensai che la mia casa... Pensai che la mia casa dovesse essere a est, perciò mi avviai in quella direzione. Era ancora presto, l'incontro con l'alleato non era stato troppo lungo. Quasi subito trovai un sentiero e vidi un gruppo di uomini e donne venire verso di me. Erano indiani. Pensai che fossero indiani Mazateca. Mi circondarono e mi chiesero dove andavo. Torno a casa Ixtlan, risposi. Ti sei perduto? Chiese uno. Sì, risposi. Perché? Perché Ixtlan non è da quella parte, è nella direzione opposta. Ci andiamo anche noi, disse un altro. Vieni con noi, dissero tutti. Abbiamo del cibo. Don Gennaro si interruppe e mi guardò come se aspettassi una mia risposta alla domanda. Che cos'è reale per chi ha fatto lo scontro con l'alleato? Nel mondo fisico, le cose proprie del mondo fisico, qualunque questo sia, qualunque sia la percezione esercitata, per chi si è sottratto alla sottomissione, è reale soltanto chi cammina nella stessa direzione. Quando chi si incontra sono dei fantasmi irreali, nei mondi fisici della percezione, quando il comportamento di chi si incontra è in contraddizione con le leggi fisiche o i modi di essere di quel mondo. Nel mondo della percezione, per chi si è sottratto dalla sottomissione, i fantasmi sono coloro che camminano in una direzione opposta. Come agiscono i fantasmi nei confronti del viaggiatore? I fantasmi vogliono imporre al viaggiatore di acquisire, vogliono impedire al viaggiatore di acquisire potere di essere. Nel mondo fisico invitano alla dipendenza, offrendo informazioni, cibo, aiuto, solo che questo cibo, informazioni e aiuto si paga con se stessi. Nel quotidiano c'è il tentativo di invitarti ad abbandonare quanto stai facendo. È una follia. Guarda noi che non ci sprechiamo. Vieni con noi, noi ti conduciamo dove tu vuoi arrivare. Non perderti nelle tue mani, non prenderti nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Pensa a fare soldi, sii più furbo degli altri. Loro, vuoti fantasmi, in ginocchio e sottomessi, invitano a diventare vuoti e sottomessi. Allora continuiamo col racconto. No, non ci sono andato, risposi, perché non erano reali. L'ho saputo nell'istante in cui mi sono venuti incontro. Nella loro voce, nel loro atteggiamento amichevole, c'era qualcosa che li tradiva, specialmente quando mi hanno offerto di andare con loro. Perciò sono fuggito. Mi hanno chiamato e supplicato di tornare.
Le loro invocazioni diventavano ossessionanti, ma continuai a fuggire. Chi erano? Chiesi. Gente, rispose seccamente Don Gennaro, tranne che non erano reali. Erano come apparizioni, spiegò Don Juan, come fantasmi, come per noi cristiani. Dopo aver camminato per un po', riprese Don Gennaro, acquistai più fiducia. Sapevo che Ixlan era nella mia direzione e quindi vidi due uomini venire verso di me per il sentiero. Anche loro sembravano indiani mazateca, avevano un asino carico di legna da ardere. Mentre mi passarono accanto, borbottarono, buon pomeriggio, risposi, continuando a camminare. Non mi fecero caso e se ne andarono per la loro strada. Rallentai il passo e mi girai casualmente a guardarli. Si allontanavano senza curarsi di me. Sembravano reali. Li rincorsi urlando, aspettate, aspettate. Trattennero l'asino e si fermarono ai due lati dell'animale, come per proteggere il carico. Mi sono perduto in queste montagne, dissi loro. Da che parte è Ixland? Indicarono nella loro direzione. Sei molto distante, disse uno di loro. È dall'altra parte di queste montagne. Ti ci vorranno 4 o 5 giorni per arrivarci. Poi si voltarono e ripresero a camminare. Sentii che erano indiani veri e li pregai di lasciarmi andare con loro. Camminiamo insieme per un po', e quindi uno di loro prese il fagotto del cibo e me ne offrì. Rimasi impietrito. Nel modo in cui mi aveva offerto il cibo c'era qualcosa di terribilmente strano. Il mio corpo si era spaventato, perciò balzai indietro e incominciai a fuggire. I due mi dissero che se non andavo con loro sarei morto sulle montagne e cercarono di esortarmi a seguirli. Oppure gli promettono il paradiso, la stessa roba. Anche le loro suppliche erano molto assillanti, ma fuggì con tutte le mie forze. Continuai a camminare, sapevo di essere nella direzione giusta per Ixland e che quei fantasmi cercavano di attirarmi fuori dalla mia strada. Ne incontrai 8. Dovevano aver saputo della mia determinazione, che la mia determinazione era incrollabile. Restavano sul fianco della strada e mi guardavano con gli occhi imploranti. Infatti noi continueremo a trasmettere paganesimo, magia e stregoneria da questa radio finché riusciremo a sviluppare la magia, la stregoneria e il paganesimo. Molti di loro non dicevano una parola, altri ci insultano. Le loro donne invece erano più audaci e mi supplicavano. Alcuni mostravano anche del cibo e altre mercanzie che presumibilmente avrebbero dovuto vendere come innocui mercanti sul margine della strada. Non mi fermai e non li guardai. Nel tardo pomeriggio arrivai a una valle che mi sembrò di riconoscere. Aveva qualcosa di familiare. Pensai di essere già stato, ma se era così ero davvero a sud di Ixland. Incominciai a cercare dei segni per orientarmi e correggere la mia direzione. Quando vidi un ragazzetto indiano che pascolava le capre. Aveva forse 7 anni ed era vestito come me alla sua età. Anzi, mi ricordava me stesso quando pascolavo le due capre di mio padre. Lo osservai per un po'. Il ragazzetto parlava da solo, proprio come facevo io. Poi parlò alle capre. Da quel che sapevo sulle capre, capivo che era veramente bravo. Era preciso e attento, non viziava le sue capre, ma non era nemmeno crudele. Decisi di chiamarlo. Quando gli parlai, a voce alta balzò in piedi, scappò su un ciglione e mi guardò da dietro alle rocce. Sembrava pronto a fuggire disperatamente. Mi piacque, sembrava spaventato e tuttavia trovava ancora il tempo di radunare le sue capre lontano dalla mia vista. Gli parlai a lungo, dissi che mi ero perduto e non sapevo la strada per Ixland. Gli chiesi il nome di quella località e rispose che era quella che pensavo. Questo mi fece molto felice. Capii che non ero più perduto e meditai sulla forza che aveva avuto e che aveva dovuto avere il mio alleato, accidenti, per trasportare tutto il mio corpo così lontano in meno di un batter d'occhio. Ringraziai il ragazzetto e cominciai ad allontanarmi. Il ragazzo uscì dal suo nascondiglio, radunò le capre in un sentiero quasi invisibile. Il sentiero sembrava condurre giù nella valle. Chiamai il ragazzo che non fuggì. Mi avviai verso di lui, ma quando gli arrivai molto vicino, saltò nei cespugli. Lo elogiai per la sua cautela e cominciai a interrogarlo. «Dove porta questo sentiero?» chiesi.
Giù, rispose. Dove vivi? Laggiù. Ci sono molte case laggiù. No, solo una. Dove sono le altre case? Il ragazzo indicò l'altro lato della valle con indifferenza, come fanno i ragazzi della sua età. Poi si incamminò giù per il sentiero con le sue capre. Aspetta, gli dissi, sono molto stanco e ho fame, portami dai tuoi. Non ho nessuno, rispose, e le sue parole mi fecero sobbalzare. Non so perché, ma la sua voce mi fece esitare. Il ragazzetto, notando la mia esitazione, si fermò e mi parlò. In casa mia non c'è nessuno, disse. Mio zio è andato via e sua moglie nei campi. C'è molto cibo, moltissimo, vieni con me. Quando si prende la decisione di trarre il potere di essere da se stessi, la volontà che si esprime, da un lato si diventa indifferenti allo sviluppo del nulla, dei fantasmi, si cessa di preoccuparsi per loro, dall'altro la volontà che si esprime li tiene lontani. Questo ricordatelo sempre, sia negli infiniti mondi fisici, sia nei infiniti mondi della percezione. Mi sentì triste, anche il ragazzetto era un fantasma, il tono della voce, la sua premura l'avevano tradito, i fantasmi erano là intorno per prendermi, ma io non avevo paura, ero ancora intorpidito, infatti noi non abbiamo paura dei cattolici, ero ancora intorpidito dall'incontro con l'alleato, volevo arrabbiarmi con l'alleato, infatti anche noi vorremmo arrabbiarsi con i cattolici, possibile che siate così tumbali, e coi fantasmi, ma non so come non mi riusciva di andare in collera, come al solito, perciò rinunciai. Allora volle sentirmi triste, perché il ragazzetto mi era piaciuto, ma non ci riuscì, perciò rinunciai anche a quello. Improvvisamente mi resi conto che avevo un alleato e i fantasmi non potevano farmi nulla. Ricordate, aveva stretto il patto nel mondo della percezione, dunque avevo un alleato che lo guidava nel mondo della percezione. Seguì il ragazzetto giù per il sentiero. Altri fantasmi stavano in agguato e cercavano di farmi cadere nei precipizi, ma la mia volontà era più forte della loro. Dovevano averlo sentito, perché smisero di molestarmi. Dopo un po' si limitarono a piazzarsi sul mio sentiero. Di quando in quando qualcuno di loro balzava verso di me. Di quando in quando qualcuno di loro ci insulta per radio, per telefono. Ma lo fermavo con la mia volontà e allora smisero completamente di infastidirmi. Don Gennaro rimase a lungo in silenzio. Don Juan mi guardò. Che cos'è successo poi, Don Gennaro? Chiesi. Ho continuato a camminare, dichiarò. Sembrava che avesse terminato la sua storia e che non ci fosse più nulla da agire. Quando si comincia un cammino di conoscenza, quando si diventa consapevoli che il mondo circostante è formato da consapevolezze che si chiamano, non si può più tornare indietro, non si può più fingere che questo non esista. I fantasmi sono coloro che non sentono le voci degli dèi e che sono ossessionati dalla presenza di chi cerca conoscenza e consapevolezza. Costui è reale, parla di cose che sa, esprime dubbi sulla strada che conduce alla sua meta, ma usa la volontà per percorrere il suo sentiero. I fantasmi devono renderlo uguale a loro, ma egli trae il potere di essere da se stesso e non necessita del loro cibo. Alla meta non si giunge mai, perché la meta è descrizione nostalgica della ragione. Ma per tentare di giungere a quella meta ci si trasforma. Non c'è ritorno nell'utero, ma nascita nel nuovo mondo. Nei miei ricordi c'è nostalgia. Una volta giocavo, senza cruci né pensieri, fra le braccia degli dèi. Oggi percorro il mio sentiero con volontà per spalancare le porte dell'Olimpo. E dunque, vediamo come conclude questo racconto Castaneda. Mi chiesi perché il fatto che gli offrissero del cibo gli aveva fatto capire che si trattava di fantasmi. Non rispose. Lo interrogai ulteriormente chiedendo se era costume degli indiani Mazateca negare di avere cibo o interessarsi pesantemente di questioni di cibo. Disse che l'aveva capito dal tono delle voci, dalla loro premura nell'attirarlo e dal modo in cui i fantasmi parlavano del cibo, e che lo sapeva perché il suo alleato lo aiutava. Affermò che da solo non avrebbe mai notato quella particolarità. Quei fantasmi erano alleati, Don Gennaro? Chiesi. No, erano gente. Gente? Ma se avete detto che erano fantasmi? Ho detto che non erano più reali. Dopo il mio incontro con l'alleato, nulla era più reale.
rimanemmo a lungo in silenzio. Qual è stato il risultato finale dell'esperienza, don Gennaro? Domandai alla fine. Risultato finale? Voglio dire, come quando siete finalmente arrivato a Ixland? Scoppiarono tutti e due a ridere contemporaneamente. Così per te quello sarebbe il risultato finale, osservò Don Juan. Allora diciamo così. Nel viaggio di Gennaro non c'era nessun risultato finale e non ci sarà mai nessun risultato finale. Gennaro è ancora in viaggio per Ixland. Don Gennaro mi lanciò uno sguardo penetrante e girò il capo per guardare in lontananza verso sud. Non arriverò mai a Ixland, disse. Però nel tentativo costruisce se stesso. Questa è una storia di stregoneria. Francesco, non ti è piaciuta? No, carina, come storia, carina, dai. Sai che io poi non ho una grande amore per i romanzi, per i racconti, sono più per i testi saggistici o poetici. Comunque è un bel raccontino, sai, poi ci sono sempre riferimenti, quello del fine, sai, il discorso finalistico è sempre cristiano, la fine, il giudizio universale, la fine, lavorare per il paradiso, lavorare per la vita ultraterrena, lavorare per qualcosa che non ti appartiene, qualcosa che non arriverai mai, cioè loro speccano l'esistenza per concretizzare qualcosa che non, l'amore per Dio, non per se stessi. Tutta la storia è una grande percezione attraverso il sognare. Per questo sì, è il senso della storia, capisci? E della trasformazione dell'individuo nel suo guardare il mondo. Cioè, io per esempio non riesco mai a capire la mentalità di un cristiano. Cioè, io inconcepibile. Non riesco anche perché il cristiano non esiste in però, se stesso. C'è stato un momento in cui, quando ero ragazzino, qualcuno mi ha insegnato i principi cristiani a scuola, eccetera. Mm. Però da quando ho intrapreso il cammino non è più la stessa cosa. Beh, cioè, è incomprensibile. Sì, ma infatti, perché loro non esistono, sono solo una somma di alcune cose, cioè nel senso cristiani cosa sono? Sono il credere in Dio, ma loro cosa sono? Nullità, sono vuoti. È il pensare di fare il bene della Chiesa, il bene per Dio. Cosa fanno per loro stessi? Niente. Ti offrono il cibo della sottomissione. Sì, questo ma è che offre. Qualsiasi cosa, se, anche nelle telefonate che abbiamo avuto prima, se loro valutano le persone perché le persone hanno studiato, hanno acquisito qualcosa, non che hanno realizzato qualcosa. Questo è il modo di fare, cioè l'accumulare, d'altronde il loro Dio è solo un Dio di accumulo, di sofferenza, è un accumulo di sempre di tensione verso un giudizio finale. Ma cosa fai? Come arrivi? No, non interessa, devi avere i comandamenti da rispettare, anche se tu non lo riconosci, non li comprendi. Questo è l'assurdo, cioè che lo delegano ad altri. E negano se stessi alla fine. È importante questa storia, no? Perché quello che io ho notato in tutte le persone che sono avvicinate a noi, no? Che hanno compreso buona parte del nostro discorso, in effetti si trovano un mondo di fantasmi. Sì. Cioè, come il ragazzino vorrebbero dire, guarda, mico qualcosa de bom, cioè mi cammino, vorrei avere degli alleati, cioè vorrei che anche tu capissi queste cose, no? In fondo non ti simile a una brutta persona. Sì, che è una bella persona, tutto sommato, ma è piaceria camminare con te, no? Però ti accorgi sempre che ti danno la sottomissione. Cioè, in fondo, sì, vabbè, puoi parlare male di questo, ma Gesù non si tocca. Esatto, quell'altro non si tocca, Dio non lo puoi. Cioè, quello è un santo. Capisci? Quello. Esatto, quello Padre Pio non toccarlo, la puttana di ma devi portargli rispetto. Portargli rispetto. Questa è la cosa peggiore, esatto. Cioè, nel senso che tu porti rispetto a una cosa che ha valore e se la fa portare. Infatti, ma no, tu devi accettarlo, cioè in maniera proprio passiva. Tu questo io te lo do e tu devi rispettarlo, ma scusa, se non vale niente, se non c'è nessun valore, per me è privo di valore, di conseguenza. Però loro hanno bisogno di questo, no? Ma perché è fondamentale. Loro come fantasmi devono trasformarti in fantasma, cioè devono toglierti il potere che hai dentro, capisci? Cioè il tuo nuovo modo di guardare il mondo. Sì, ma d'altronde sai, c'è sempre il discorso di cristiano, hanno sempre il paravento, hanno sempre un filtro, cioè loro non possono guardare le cose, devono mettere in mezzo la religione, l'interpretazione, la Bibbia, la valutazione, il giudizio. Non possono osservare il mondo per curiosità, per bellezza, cioè dire, io non capisco una cosa, la guardo, cerco di comprenderla, cerco di valutarla, cioè cerco di comprenderla, dopo posso anche esprimere. No, allora nessuno del giudizio fa questo è il bene, questo è il male, questo porta a Dio, questo porta contro Dio, questo è contro la fede, cioè hanno sempre un pregiudizio che è fondamentale a un cristiano, cioè non sono liberi nell'affrontare le cose, loro è una zavorra, cioè nel senso che loro vedono una cosa e devono andare a cercare questa cosa nei libri sacri, devono andare a cercare nella Bibbia, in cosa ha detto Dio. Infatti cos'è il senso ho un alleato?
Sì, sì, il senso è ho un alleato, ho la capacità di estrarre il potere da me stesso e ho la capacità di allineare questo potere col mondo che mi circonda. Per cui io ho il mondo che mi circonda che può nutrire il mio potere, cioè può nutrire la mia determinazione. Ma è sempre alla pari, cioè l'alleato ti dà sempre, è un tuo alleato, è alla, pari, è alla pari con te. Quando sono andati a Stonehenge a vedersi l'eclissi, il cielo ha risposto alla loro sollecitazione, cioè ha costruito delle condizioni che fossero ottimali per chi assisteva, no? Perché la loro sensibilità permetteva la questo. La loro sensibilità ha chiamato il cielo a essere sensibile nei loro confronti. Cioè, questo è. E questo è la costruzione della alleato, cioè è la capacità di raccogliere il potere di essere da quanto ci circonda, cioè dagli dei, dalle coscienze, nella misura in cui noi ci siamo dei, perché alla fine infatti, noi possiamo essere dei e chiamare gli dei, se noi non siamo dei, chiamiamo gli dei. Esatto, ma se noi non siamo nulla, non siamo nulla, cioè non chiameremo il nulla, se noi siamo qualcosa, chiamiamo qualcosa, cioè nel senso che anche tutto quanto lo sforzo che fanno le divinità è perché tu sei qualcosa. Non per cosa le spinge, ma perché hanno valore in se stessi. Cioè nella mitologia abbiamo esempio, il caso ad esempio della storia di Psiche. Psiche quando le viene attribuito il compito di dividere i semi, tutti quanti i vari tipi di semi, cioè che è uno degli sforzi che deve fare Psiche per realizzarsi, non chiede il miracolo, non chiede che un intervento di Dio, ma le formiche mosse da compassione, cioè da una cosa possibile, una cosa reale e materiale, le formiche che sanno riconoscere i semi, per mostrare loro la compassione, da un loro sentimento, non perché Dio fa il miracolo e dice alle formiche andate ad aiutare Psiche, ma sono le formiche che si rendono conto di Psiche e vanno ad aiutare a dividere i semi. Certo, perché quello è il loro futuro, cioè il futuro di Psiche è il futuro delle formiche, i due futuri si allineano e viene fuori il risultato finale. Quando ad esempio abbiamo il caso, ad esempio parlavamo prima delle sirene, quando abbiamo un compagno di Orfeo che cade in mare, per ascoltare le sirene, Afrodite mossa da compassione lo salva e con lui fonda una città, ma non è il dio del giudizio universale che dice no, vallo a salvare, è lei che ha un sentimento verso questo e lo richiama perché lui ha una sensibilità, perché c'è una vibrazione comune. Il termine compassione dal punto di vista pagano si legge in vivere delle stesse passioni. Esatto, condividere le passioni. Condividere le stesse passioni. Cioè, avere questa sensibilità. Avere l'allineamento fra soggettività diverse. Questo è la compassione. Non ha niente a vedere col pietismo cattolico, col compassionevolismo o con l'altra parola, con miseramento, insomma, che sono due cose completamente diverse. Sono vivere delle stesse passioni. E cos'è il ritorno a Ixlan? L'Ixlan è praticamente l'immagine di ciò che si era prima. Cioè prima io non sapevo che gli dei mi chiamavano, prima non sapevo che il mondo che mi circondava era vivente, prima vabbè mi diceva vai in chiesa, tu la particola tanto che te frega, e io non gli davo nessun valore, per cui non mi preoccupavo. Adesso che so di essere circondato da dei, adesso che so che l'infinito mi sta chiamando, non posso più ignorarlo questo, capisci? Non posso più far finta che questo non esista. Ma già il termine ritorno è significativo, perché ritorno implica sempre qualcosa che è andato e che va. Significa un percorso da compiere, un movimento da fare. Se i cristiani hanno le apparizioni, che all'improvviso questo che loro presumono che sia il loro Dio appare o compare la Madonna, ma è un'apparizione, non è un ritorno. Cioè è un fantasma che si presenta. Noi sappiamo che il ritorno implica sempre un percorso che può essere temporale o materiale. Cioè anche ad esempio nell'Ottocento che si sviluppava nella letteratura il tema del ritorno degli dèi. Gli dei si erano mossi con le loro gambe, si erano spostati, si erano nascosti, ma c'erano e stavano ritornando, stavano percorrendo anche il loro viaggio, cioè, si stavano anche loro modificando, nel senso che loro erano materiali, cioè come noi percorriamo la nostra vita, lo stesso lo fanno le divinità. Comunque noi non torneremo mai indietro, non torneremo mai alla sottomissione. Una volta che sai che il mondo è vivente, non si ritorna più indietro. Si può solo andare avanti, se si vorrebbe magari basta, sono stufo, insomma, ma è possibile che deva sempre continuare ad affrontare la vita giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, vorrei tornare in Rio, magari ti smentecavamo, ma non è più possibile. No, ma infatti non esiste più. Ma noi sappiamo che la memoria è fondamentale, non sappiamo che esiste un archetipo. Noi cristiani sono creati, cioè possono anche sparire, possono essere annientati. Cioè il loro è il vuoto. Cioè, se un vuoto esiste, il vuoto è il cristianesimo, cioè la cosa insignificante, priva di valore, non perché lo diamo noi il valore, ma perché lo dà chi lo fa le cose. Cioè loro non costruendo niente tolgono valore a se stessi. I cristiani giorno per giorno fanno delle sottrazioni, sottraggono sempre una parte di se stessi alla vita, sottraggono giorno per giorno la loro possibilità, sono una sottrazione finché arriveranno a zero, finché arriveranno al nulla. Va bene.
Visto che adesso abbiamo parlato un po' dei cristiani, che sono per noi solo dei fantasmi, che noi non li comprendiamo, non è che non li comprendiamo perché non siano incomprensibili, ma perché è incomprensibile la sequenza delle loro scelte, è assolutamente. Per cui tutti quelli, è una forma di perversione. Tutti quelli che si avvicineranno a noi, che si accorgeranno che questo cresce dentro di loro, cioè cominceranno a vedere il sole come un essere vivente, il cielo come un essere vivente con cui si può anche parlare, tutto sommato, le piante come esseri viventi con cui si può parlare, le bestie, esseri viventi con cui si può parlare, e capiscono. Guardate gli occhi di un cane, vedrete che se non capisce. Quando si scopre questo, non si può più tornare indietro. La maialina che ha salvato l'amico vitello, notizia di oggi. Gli animali non capiscono. Una maialina di 2 mesi è entrata in una stalla. È entrata in una stalla che era in fiamme per salvare il cucciolo, il vitello, che era suo amico da quando era nata. Quindi ha rischiato la propria pelle per salvare un altro animale. E naturalmente gli animali sono tutti stupidi, non hanno sentimenti, non capiscono niente. Io lo vedo concretamente. Vicino a casa mia c'è una cagnolina che quando la padrona compra il gattino nuovo se ne prende cura. Addirittura quando scappa in strada la cagnolina corre fuori, lo prende per il collo e lo riporta in casa senza fargli male. Cioè proprio quando ad esempio il gattino scappa e corre in strada, abbaia la padrona e assieme vanno a prenderlo, insomma. Cioè, questo è un comportamento, cioè, dire, questo è un cane o un gatto, sì, che di solito sono nemici. Non vogliamo estendere la moralità agli animali, cioè diversi comportamenti, però quello che vogliamo sottolineare è che la percezione del mondo come ente vivente ce l'hanno gli animali come l'abbiamo noi, non c'è nessuna diversità. Sì, ma tutto è vivente. Per cui noi possiamo parlare con un animale soltanto se noi ci siamo tolti dal centro del mondo, cioè non siamo più degli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra, ci consideriamo degli dei e guardiamo il mondo che ci sta di fronte come altrettanti dei, cioè consideriamo il mondo uguale a noi stessi. Ricordatevi questo, cioè il concetto più difficile che avranno sempre i cristiani nei nostri confronti e noi nei loro confronti è che mentre loro si sottomettono al Dio, noi consideriamo noi stessi degli dei e consideriamo il mondo che ci circonda formato da dei che come noi cerca di vivere. Questa è la dicotomia assoluta, cioè la differenza assoluta che c'è fra noi e i cristiani. Infatti guarda, c'è una frase qua su un libro che si chiama Il passaggio di Hermes, riflessione sul mito, dice fa: chi non ha visto Poseidone non conosce il mare, chi non ha mai visto le Amadriadi, le Oreadi, le Naide, almeno una volta non conosce gli alberi, né i castagni dei boschi, né i tichi delle viali delle città, e non sa cosa siano le montagne. Cioè, d'altronde ogni cosa è una divinità. Tutto è una divinità. E purtroppo quello che noi ci fa specie è che si mettono in ginocchio i bambini al solo scopo di distruggere la loro capacità o sensibilità di percepire il mondo. Questo a noi non sta bene. Sì, ma vedi, difatti i cristiani hanno una maniera dell'educazione dei bambini. Io come pagano avrei costretto di far vivere i bambini, esatto, di far diventare il meglio. Per noi l'educazione va fatta agli adulti, cioè sono gli adulti che devono educarsi. Cosa vuol dire educarsi? Significa affrontare giorno dopo giorno al meglio la propria vita e dare al bambino non tanto l'educazione perché lui impari a comportarsi, ma dare noi stessi la nostra capacità di affrontare continuamente la quotidianità, sì, che diventa metodo per il bambino di crescere, cioè un metodo di crescere. Si può costringere un bambino in ginocchio, si può fargli vedere come un genitore o un insegnante, eccetera, con i suoi dubbi va continuamente alla ricerca. Cioè il genitore non è saputo, l'insegnante non è saputo, ma sono delle persone che stanno cercando, che stanno crescendo. In quel momento il bambino non ha più l'idea che loro sono arrivati e quella è la meta da raggiungere, ma che non esiste una meta reale, esatto, da raggiungere, per cui è una crescita continua. Questa è l'educazione pagana, l'educazione cristiana, andranno sempre in contraddizione. Noi educhiamo puntiamo ad educare gli adulti, cioè diciamo agli adulti: dovete continuare a costruire voi stessi, non siete arrivati, non siete immagine e somiglianza di un Dio padrone. Mentre invece i cristiani impongono l'educazione ai bambini, magari a botte, come ha detto Wojtyla ultimamente, sì, sì, tanto per specie. Sì, ma tanto qualsiasi cosa è permessa perché vanno educati, se no chissà come crescono, come nascono, come vanno avanti, perdono la morale, perdono i valori, sai, i principi religiosi, perdono l'amore per Dio, l'amore per la Chiesa, l'amore per il Papa. Che cioè, giustamente. Sotto... E di conseguenza, ma infatti è atroce sentire ad esempio dei genitori ma se non insegniamo la religione cristiana come verranno sui nostri figli? Eh sì, è veramente questa fase. Atroce. Sai, veramente... Vanno su come armi all'emporio e poi fanno la strage in America. Infatti negli Stati Uniti se armi che girano. Grandi ragazzi di buona famiglia bianca cattolica,
Ma non ti sentono, Manuel, se non parli per... E difatti in America i due ragazzi che hanno fatto la strage al loro liceo erano due bravi, buoni ragazzi, buona famiglia, bene, cattolica, bianca, e poi si dice. Beh, ma era una suora dei cappuccini, quella che faceva le scritte razziste nel suo ospedale. Così almeno ci sono i razzisti, allora ci... Se avremo sovvenzioni, non so cosa pensava di fare. Beh, d'altronde va i soldi per recuperare i razzisti, logicamente, come recuperano i tossici, come cercano di mantenere i bambini o altre cose che portano soldi, sai, crei una tensione sociale e qui c'è qualcuno che deve pure mettiamo intervenire. Mettiamo il telefono col proviamo un attimino, va bene? Sì, d'accordo, vabbè. Ecco. Diamo il via alle telefonate. 700-700 o 700-838 prefissato 049 per insultare, naturalmente metteremo giù il solito amico. Pronto? Ciao Giampaolo. Scusa se ti infortuno oggi, sai, ma hai toccato un tema degli animali, per cui io mi sento un animale, sì, però handicappato. Tanto è vero che, guarda, quando al mattino mi si avvicinano i gatti e i cani, veramente ho molto da imparare. E proprio quello che tu dicevi prima, l'insegnante dovrebbe mettersi veramente di fronte all'insegnante bambino. E state toccando dei temi così naturali per me, proprio perché... Probabilmente sto involvendo in questo momento. Gli alberi, guardate, vi dico una sola cosa in sintesi. Quel giorno dell'eclissi io non ho guardato lui, non mi sono permesso di guardarlo, guardavo quello che succedeva intorno a me, perché a me non interessava tanto il fenomeno della luna che ballava di fronte al sole, ma quanto quello che stava succedendo tutto intorno. Ed ero preso veramente dall'esistente, dal circostante, da quello che io chiamo il tutto nel quale sono immerso e del quale faccio parte, anch'io, io, Dio. Mi spiego? Sì, ecco. Ti ho capito. Basta, ciao. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ma d'altronde c'era una canzone degli... Sono Anna di Vicenza. Dica. Devo dirle che mi è piaciuta moltissimo la musica che avete trasmesso. Mi ha veramente affascinato.